La globalizzazione rischia di uniformarci. Le abitudini alimentari, per fortuna, sembrano essere uno dei maggiori baluardi delle diversità. Ma come si mangia oggi nel mondo? Una famiglia italiana composta da padre, madre e tre figli spende in media circa 215 euro a settimana. La sua alimentazione comprende pasta, pane, carne, un po' di pesce, molta frutta e verdura. Tutti gli elementi tipici della dieta mediterranea, certamente equilibrati e capaci di trasformare la tavola in un tripudio di colori. Il problema insorge quando questi alimenti vengono consumati in quantità eccessiva o quando si aggiungono fuori pasto prodotti confezionati come le merendine e le bibite gassate che portano a superare il reale fabbisogno calorico. È quanto accade negli Stati Uniti e nei paesi del Nord Europa, ricchi e circondati dall'abbondanza in tutte le sue manifestazioni. Il rischio è quello di sviluppare obesità e le patologie correlate ad essa. In confronto all'Europa del Nord, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo tendenzialmente consumano più verdura e frutta, mentre in Giappone il pesce è il dominatore incontrastato. Fino ai paesi del terzo mondo, che invece i prodotti osannati dalla pubblicità non li hanno mai visti e basano la loro dieta soltanto sui principali ricavati della terra. In questo caso il rischio è quello della dieta monotematica, sbilanciata in vitamine e minerali, che potrebbe comportare problemi di malnutrizione. I paesi che stanno vivendo un periodo di notevole decollo ed espansione economica, come la Cina, sono caratterizzati da forti contraddizioni. Le differenze che normalmente riscontriamo tra le popolazioni che vivono in campagna e quelle urbanizzate le ritroviamo estremizzate anche all'interno di una stessa città, ad esempio Pechino. Qui l'invasione dei prodotti dell'industria e l'imitazione delle mode occidentali convivono con scelte alimentari legate alle tradizioni, improntate a un passato in cui addirittura le minestre venivano distribuite nel quartiere. Forse il gusto, le preferenze del palato sono qualcosa di molto radicato nella parte più antica del nostro cervello, come del resto certi odori e profumi. Sarà dura per le multinazionali penetrare in tutti gli angoli del mondo e dare luogo a un'alimentazione davvero globalizzata. Si tratta solo di tempo? C'è chi è del parere che, se ancora non è accaduto, è solo per una questione di mercato. Le famiglie dei paesi poco sviluppati non hanno molti soldi da spendere e quindi non possono scegliere. Per questo rimangono legate alle loro tradizioni. Cosa accadrà quando potranno usufruire in abbondanza dei prodotti confezionati? Anche il loro palato, come ormai il nostro, si abituerà a quell'eccesso di zucchero e di sale, tanto da farci sentire insipidi e sciapi i prodotti più sani. La vita sedentaria e gli ambienti troppo riscaldati favoriscono l'accumulo di grassi. Se nelle case in cui viviamo facesse un po' più freddo, il nostro processo di termoregolazione brucerebbe almeno il 10% di calorie in più. Il problema dell'Occidente è quello di vivere in un costante paradosso. Ci si nutre con cibi molto energetici proprio quando il nostro corpo si è abituato a consumare sempre meno energie e per beneficiare di più tempo, comodità e ricchezza ci nutriamo di cibi avvelenati con antiparassitari, conservanti e coloranti, inscatolati e impoveriti da lunghe permanenze in frigoriferi e altri processi di lavorazione. Tanto che i cibi più sani ormai si trovano proprio sulle tavole dei paesi meno ricchi. Ed è forse questa la più triste ed evidente contraddizione della nostra epoca. A Chicago nascono i fast food, a Chicago si estendono, ma che cosa sono essenzialmente se non un modo di trasformare la carne? 1.300.000.000 di bovini ci sono sul pianeta Terra e producono un danno che definire clamoroso è dire poco. Per prima cosa, queste bestie occupano il 24% dell'intera superficie emersa della Terra. Questo significa che per sfamare questi animali, per fare in modo che possano sopravvivere, i primi mesi brucano erba, successivamente invece mangiano cereali. Si calcola che il 70% dei cereali prodotti negli Stati Uniti d'America vengano usati per sfamare i bovini.
non li potremo usare per non far morire di fame una gran parte delle centinaia di milioni di persone che al mondo muoiono per questa ragione? Inoltre un bovino consuma tantissima acqua. Per finire, come si dice, un animale a 500 kg c'è bisogno di tanta acqua quanta ne serve per far galleggiare un incrociatore. È un consumo sensato? In più, contribuiscono alla distruzione delle foreste, soprattutto di quelle tropicali. Perché? Per avere nuovi pascoli, per alimentare tutti questi bovini, bisogna disboscare, bruciare e tagliare la foresta. Ma quello è un terreno che non è molto fertile. Funziona per 4, 5, 6 anni, dopodiché non è più produttivo. Bisogna prenderne un altro pezzo. E così via. In questa maniera stiamo levando interi pezzi di foresta tropicale soltanto per mangiare proteine animali che forse potremmo sostituire degnamente con qualche altra cosa. Poi c'è il calpestio degli zoccoli che, insieme alla distruzione della foresta, provoca la desertificazione. Quando si è arrivati qui negli Stati Uniti d'America e ci si è spostati verso occidente, c'erano i bisonti, esistevano già degli altri animali, sono stati sostituiti progressivamente dalle vacche e dai cowboy, non soltanto per una questione di violenza gratuita. Si racconta che Buffalo Bill fosse capace di uccidere centinaia di bisonti in un solo giorno, mentre gli indiani con un bisonte riuscivano a far campare una famiglia, quando non una tribù intera, usandolo dagli zoccoli fino alle ossa, fino alla pelle, oltre alla carne seccata. Usavano solo quello che gli serviva. No, è stata una strategia di sostituzione progressiva delle grandi praterie e dei bisonti con il mais e con le vacche. Siamo sicuri che sia stato un buon affare?